oggi, come avevo promesso, lavoreremo in fusto. Esattamente, già l'avevo levigato con la piallatrice giorni fa. Questa qua, eh. Poi il fusto è lungo 1,5 m, largo 4,6 m. Di spessore 2,7. Adesso andremo a fare la scanalatura dell'asta con questa punta e con il pantografo, ovviamente. Buona visione. Comunque, volendo, si tolgono queste puleggie e si mettono quelle puleggie più larghe. Cioè, ovviamente le conoscete, ma va bene così per me. Farò questo, farò un buco da 6, credo. Dovrebbe essere da 5, da 6. Vabbè, lo faccio prima perché esce molto più preciso, perché se si lavora il fusto, dopo avremo dei problemi per avere un foro bello centrato. Fatto il foro passante e fatta questa scanalatura un po' più profonda per evitare che quando esce l'asta con l'impatto e il rinculo possa deviare l'asta, l'ho scavata di mezzo centimetro. Andiamo a disegnare il fusto come lo vogliamo sagomare. Allora, quello che ho pensato io è qua farli dei scassi così, in modo che posso mettere anche il roller. Questa parte qua viene eliminata. Cerco di andare più vicino possibile all'asta. Ecco qua. Faccio questi scassi e via. Thank you.
per oggi abbiamo finito. Comunque, il lavoro sta uscendo bene. Pian piano facciamo le altre cose, perché per fare il fusto c'è stato un po' di lavoro in più. Ovviamente 50 minuti non sono sufficienti. Parliamo di 5 ore, più o meno, 4-5 ore per creare tutte queste cose. Comunque, alla fine il risultato, dico, non è male, eccolo qua.